Cari amici, eccoci al nostro appuntamento settimanale. Parleremo soprattutto di Covid. Abbiamo un ritorno di contagio che è davvero preoccupante. E poi qualche considerazione su iniziative economiche nella Regione Campania. Partiamo da un raffronto fra i dati di giugno 2021 e giugno 2022, anche per dare a tutti quanti voi la percezione esatta del problema che abbiamo davanti. 30 giugno 2021 avevamo 120 positivi, 30 giugno 2022 10.000 positivi. Avevamo un anno fa 218 ricoveri ordinari in ospedale. Oggi ne abbiamo 453. Un anno fa 20 terapie intensive occupate, oggi 27 terapie occupate. Un anno fa avevamo in isolamento domiciliare 7.800 positivi, oggi sono in isolamento domiciliare 110.000 cittadini positivi, 8.000 un anno fa, 110.000 oggi. Il dato del 1° luglio è 10.700 positivi su 30.000 tamponi. Allora, bisogna capire che il problema sta diventando serio. Ho cercato di dire in questa settimana che era bene non abbassare la guardia. Sono stato uno di quelli che hanno continuato in maniera ossessiva a fare appello alla prudenza, all'uso della mascherina e quant'altro. Ci siamo arrivati. Tenete conto che questo dato che vi ho letto è assolutamente sottodimensionato, perché abbiamo molte persone senza sintomi, ma positive, che circolano tranquillamente per le strade, nei quartieri, nei luoghi di lavoro. Quindi il dato reale è molto più alto rispetto al dato che registriamo ufficialmente. Faccio questa osservazione per dire che noi, da fine estate e poi settembre-ottobre, dovremo fare i conti con un dato che è molto più ampio. Ovviamente la ragione di questa nuova esplosione di contagio è legata alla diffusione di due varianti particolarmente aggressive. Ed è legata anche, come dire, oltre che a un elemento di stanchezza generale che si è diffuso ovviamente dopo 2 anni di Covid, anche ad una idea, anche questa molto diffusa negli ultimi tempi, che tende ad omologare il Covid a una sorta di influenza, ma niente più di questo. Allora, cominciamo col dire che sicuramente per quanto riguarda la precedente versione del Covid era molto meno aggressiva e molto meno pericolosa. Però non illudiamoci che il Covid sia diventato una specie di influenza, perché non è così. Molti hanno maturato un po' questo orientamento. Aspettiamo settembre per fare anche i richiami di vaccino, perché a settembre avremo nuovi vaccini più resistenti alle varianti Covid, Omicron 4, 5 e così via. Devo dire che abbiamo valutazioni diverse anche da parte degli epidemiologi, ma non abbiamo nessuna certezza ad oggi che
né sulla produzione di questi nuovi vaccini più resistenti alle varianti, né sulla effettiva efficacia dei nuovi vaccini contro le varianti Omicron 4 e 5. E dunque è assolutamente necessario fare la quarta dose nelle residenze sanitarie assistite per gli ultra 70, ultra 80 anni, perché per l'80% l'attuale vaccino rimane assolutamente efficace anche nei confronti delle nuove varianti. Ora, noi corriamo dei rischi di avere dei picchi pesanti anche a fine luglio, prima ancora di arrivare a settembre-ottobre. E dunque bisogna essere consapevoli di questo. E dunque dobbiamo riprendere l'abitudine a indossare la mascherina, come vi continuo a ripetere da mesi. Abbiamo avuto in queste settimane, in questi mesi, una serie di eventi musicali, spettacolari, teatrali, che si sono svolti all'aperto, che hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di persone, la grandissima parte senza mascherine. Abbiamo avuto fine settimana a Salerno, una notte bianca, decine di migliaia di persone, la grandissima parte senza mascherine, un concerto allo Stadio San Paolo a Napoli, senza mascherine e così via. Ora è vero che sono eventi che si svolgono all'aperto, ma è vero che le nuove varianti sono maledettamente aggressive. Allora, anche se, come dire, la ricaduta sanitaria è più leggera, quando però i numeri sono 10 volte maggiori rispetto all'anno scorso, per ragioni statistiche, noi rischiamo di avere ricoveri ospedalieri e ricoveri in terapia intensiva. Come siamo combinati in Campania? Noi abbiamo attualmente, complessivamente, 770 posti letto riservati a pazienti Covid e 76 posti letto di terapia intensiva per malati Covid. Attualmente le percentuali di occupazione sono del 40% per i ricoveri ospedalieri, del 60% per i ricoveri ospedalieri e del 40% per le terapie intensive. Ma in alcune realtà, Cardarelli, Napoli, Ruggi, Salerno, Ospedale di Nola, vi è già il 100% dell'occupazione dei posti letto Covid. L'88% Cotugno, 94% Federico II, 100% Ospedale di Caserta. Cioè, i posti letto riservati a pazienti Covid sono già in larga misura occupati. Questo vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano Covid per la nostra sanità. Allora, voi sapete che nella fase più acuta di Covid noi abbiamo dovuto chiudere reparti ordinari per ampliare i reparti Covid. Questo ci ha consentito di reggere bene l'ondata Covid. Siamo stati, detto con molta franchezza, e anche con una punta di orgoglio, siamo stati la regione che ha retto meglio. Siamo ancora oggi la regione che registra il numero più basso di persone decedute per Covid in relazione alla popolazione. Abbiamo fatto cioè un lavoro davvero straordinario. Di fronte a questa nuova realtà di
diffusione Covid, noi dobbiamo ridefinire il piano regionale di contrasto al Covid. Per il passato siamo stati la prima regione d'Italia nella battaglia contro il Covid. Siamo ancora oggi la prima regione d'Italia in relazione alle persone decedute per Covid. Abbiamo la percentuale più bassa di morti per Covid. Dobbiamo continuare ad essere la prima regione d'Italia nella battaglia contro il Covid, pur essendo penalizzati dal punto di vista del personale, cioè pur avendo ancora oggi oltre 10.000 dipendenti in meno rispetto a quello che dovremmo avere in base alla nostra popolazione. Abbiamo in queste ore la riunione con tutti i direttori generali perché dobbiamo definire, come lo scorso anno, un piano A, un piano B, un piano C, a seconda della gravità e della diffusione del contagio. Ma questo piano deve essere definito nelle prossime ore. Dobbiamo essere pronti per qualunque evenienza per dare serenità ai nostri concittadini. Non possiamo approvare le misure a settembre. Dobbiamo essere pronti da oggi. Piano A. Piano A significa che se abbiamo già i posti letto occupati fra quelli dedicati al Covid, vuol dire che dobbiamo cominciare a chiudere i reparti ordinari. Ovviamente in misura graduale, in relazione e in proporzione alla domanda di ospedalizzazione di pazienti Covid, ma dobbiamo essere pronti. E quindi ogni direttore generale di ASL, di azienda ospedaliera, deve già essere pronto a misure straordinarie. Misure che servono per il 20%, poi per il 50%, poi per il 100% in relazione ai pazienti Covid. Sicuramente non possiamo avere pazienti per terra. Ora è evidente che questo determina problemi per cittadini che hanno altre patologie diverse dal Covid, ma non abbiamo alternative. Non possiamo avere i pazienti lasciati per terra se la situazione si aggrava. Quindi grande rigore e grande organizzazione da subito. Da subito. Piano A significa anche ragionare oggi su una utilizzazione molto maggiore di farmaci antivirali, di farmaci monoclonali, sono stati adoperati in misura insufficiente nei mesi scorsi. Quindi il primo piano, il piano A, deve prevedere un uso molto maggiore di farmaci antivirali per evitare ospedalizzazioni. E deve significare anche un piano organizzato per un impegno straordinario dei medici di famiglia e delle farmacie. È impensabile che noi riapriamo tutti i centri di vaccinazione Covid che avevamo un anno fa. Non esiste. Dobbiamo avere una maggiore partecipazione di medici di medicina generale e di farmacie. Questo piano va definito in maniera tale da essere pronti anche se dovessero raddoppiare i positivi nella nostra regione. Devo dire che sono stato questa settimana in una visita nella Repubblica di San Marino. La Repubblica di San Marino ha chiesto all'Italia un aiuto per quanto riguarda i vaccini. Lo scorso anno la domanda da parte della Repubblica di San Marino, che è una piccola repubblica, era dell'ordine di 10-15 mila vaccini. Una cosa francamente banale.
siamo stati capaci, come Stato italiano, di non fornire 10-15 mila vaccini ad una piccola repubblica di storia antica e gloriosa come la Repubblica di San Marino, neanche in quella misura. Mi sono un po' vergognato, credo che stipuleremo un protocollo d'intesa fra Regione Campania e Repubblica di San Marino per dare una mano a questa comunità sorella in caso di emergenza Covid. Lo faremo come Regione Campania. Basta l'impegno di una sola ASL per risolvere quel problema. Allora, noi dobbiamo essere pronti anche a, come dire, la guerra dei numeri. Fra poco cominceremo ad avere la percentuale di occupazione di terapie intensive da parte delle varie regioni. Per il passato, alcune regioni, come dire, certificare un numero di occupazione che non consentisse le chiusure, aumentava il numero delle terapie intensive disponibili o dei posti disponibili per i malati da ospedalizzare in reparti ordinari. Probabilmente avremo lo stesso gioco anche quest'anno se la situazione si aggrava. Non ci preoccupiamo di questo, pensiamo ai nostri problemi e pensiamo, ripeto, a dare serenità e sicurezza ai nostri concittadini. Nel frattempo abbiamo istituito un servizio di psicologi di base nella Regione Campania. Credo che siamo l'unica regione d'Italia ad aver affrontato in maniera seria, organica. Abbiamo approvato un regolamento di recente, abbiamo dunque la possibilità di fare convenzioni anche con gli psicologi per impegnarli nelle ASL, negli ambulatori e così via. Nel frattempo, cosa sta facendo il governo nazionale? Il governo nazionale sta facendo poco o niente. Alla fine del mese di giugno scadevano i contratti con i medici, gli infermieri impegnati nelle USCA, nelle unità di base che lavoravano per individuare i pazienti positivi, seguirli, tracciare i contagi. Mica il governo nazionale ha provveduto a rifinanziare i medici, gli infermieri delle USCA. Abbiamo dovuto fare come Regione Campania una proroga a carico della Regione fino al 31 dicembre per non dover mandare a casa i dipendenti delle USCA. Sono cose, francamente, per un verso sconcertanti, per un altro verso, vergognose. Veramente è come se noi, il Ministero della Salute in questo paese, non lo avessimo. Sembrano in confusione totale. Ancora oggi non abbiamo definito l'obbligo di uso di mascherine negli uffici pubblici. Abbiamo veramente la sensazione di navigare a vista. Nel frattempo, mica il governo nazionale, il Ministero della Salute, ha deciso il riparto del Fondo Sanitario Nazionale per quest'anno. Assolutamente no. Assolutamente no. Siamo a luglio, il riparto ancora non c'è. Ancora una volta, non si sa se parlare di cose sconcertanti o di cose vergognose per un paese civile. Roma non esiste, semplicemente. Poi discuteremo ovviamente quando presenteranno il riparto, perché come sapete
siamo in contenzioso con il governo per avere il rispetto dei diritti dei cittadini campani allo stesso modo di tutti i cittadini italiani. Ma non lo hanno ancora presentato questo riparto. Quindi non lo hanno fatto, ma non hanno neanche presentato i nuovi criteri sulla base dei quali fare il riparto. Andiamo avanti, come abbiamo fatto per il passato. Faremo la nostra parte, anche, ripeto, con i 10.000 dipendenti in meno che abbiamo. Passando ad altre materie, per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo approvato il piano per l'antincendio boschivo 22-24. Per il 2022 stanziamo circa 20 milioni di euro come Regione Campania. Abbiamo l'impegno di 2.000 addetti fra protezione civile, associazioni di volontariato, 2.000 addetti che hanno realizzato corsi di aggiornamento professionale. Abbiamo a disposizione 8 elicotteri per lo spegnimento degli incendi. Abbiamo aggiornato le cartografie per le zone più a rischio. Ci stiamo preparando in questa stagione maledettamente complicata dal punto di vista climatico per interventi di urgenza. Siamo impegnati per quanto riguarda l'emergenza idrica che ancora non grava in maniera pesante sulla Regione Campania. Siamo impegnati per la diga di Campolattaro, ma abbiamo deciso di varare un piano per la realizzazione di una decina di invasi collinari, di piccoli laghi, di piccoli luoghi di raccolta di acqua nelle nostre colline. Questo è un tema che è stato discusso qualche decina di anni fa dalle associazioni agricole, dal mondo agricolo, poi è caduto nel dimenticatoio. Ho dato mandato ai nostri uffici di raccogliere tutta la documentazione in possesso di associazioni agricole, di consorzi di bonifica dei nostri uffici, o di avviare comunque la progettazione per realizzare quanti più invasi collinari sia possibile. Dobbiamo arrivare ad essere pienamente autonomi come regione per quanto riguarda le forniture idriche per uso potabile, come per uso agricolo, per uso industriale e per i servizi. Questo è uno dei grandi progetti strutturali che vorremmo realizzare con i fondi del PNR e anche con i fondi del PSR, cioè i fondi del piano di sviluppo legati all'agricoltura. Io credo che queste debbano essere le grandi cose da affrontare e risolvere. L'emergenza idrica, le emergenze idrogeologiche, la soluzione definitiva del problema dei rifiuti con la realizzazione definitiva di un'economia davvero circolare. Questi grandi progetti che guardano al futuro e ad un paese civile. Ci vorranno anni, ma sono convinto che dobbiamo varare questo piano per una decina di invasi collinari. Per quanto riguarda le forniture idriche per uso potabile, la Campania è deficitaria di 6.000 litri al secondo. Con la diga di Campolattaro, con questi invasi, con la captazione di qualche altra sorgente, noi possiamo e dobbiamo essere del tutto autosufficienti. Questo è quello che dobbiamo lasciare alle generazioni che verranno. E vedrete che realizzeremo questo programma.
per invasi collinari. È fra l'altro una bella sfida, una di quelle che dovrebbero motivare anche le giovani generazioni. Non vogliamo perdere miliardi di euro per le stupidaggini. Vogliamo risolvere i problemi fondamentali ai quali dobbiamo prepararci per gli anni futuri, che non saranno più anni facili, perché i problemi ambientali tendono ad aggravarsi, non ad alleggerirsi, purtroppo. Abbiamo anche approvato un'altra misura molto importante per l'economia campana. Abbiamo approvato il nuovo prezzario per le opere pubbliche in Campania. Di che cosa si tratta? In questi mesi, in questi anni, le imprese edili sono andate in grandissima difficoltà perché vi è stato un aumento enorme dei prezzi delle materie prime, cemento, argilla, ferro, acciaio. Perfino le impalcature per fare i lavori sulle facciate dei palazzi erano diventate, sono diventate un bene raro. In molti casi le imprese non partecipavano alle gare per opere pubbliche perché i prezzi previsti dai capitolati di gara erano troppo bassi, erano tali da non consentire a un'impresa di lavorare. Non dico avendo un utile interessante, ma almeno coprendo i costi di produzione. Oggi noi rischiamo di fare gare, ma di non avere imprese che partecipano alle gare se non c'è un adeguamento dei prezzi nei capitolati di gara, almeno per coprire gli aumenti che vi sono stati nei prezzi delle materie prime. Ora, il capitolato che è il prezzario nuovo che noi approviamo, credo che siamo una delle prime regioni d'Italia, è anche flessibile, cioè tiene conto anche degli eventuali abbassamenti dei prezzi delle materie prime. Abbiamo lavorato in questi mesi con l'Associazione dei costruttori, abbiamo condiviso le scelte che abbiamo fatto, abbiamo approvato in giunta il nuovo prezzario, presenteremo, credo, all'inizio della prossima settimana in una iniziativa pubblica questo lavoro che è davvero molto molto importante e che colloca anche in questo campo la Regione Campania all'avanguardia in Italia in termini di concretezza operativa e di sburocratizzazione. Sburocratizzazione. Questa deve continuare ad essere la nostra ossessione. Dunque, nuovo prezzario e quindi possibilità per le imprese di lavorare in maniera seria. Vi comunico anche per quanto riguarda le vie del mare, cioè i trasporti via mare nei vari comuni della fascia costiera, nelle zone turistiche più importanti. Partono dal 1° luglio e fino al 31 agosto. Le vie del mare che riguardano questi servizi. Linea 1 Salerno Costa del Cilento. Linea 2 Salerno Costa d'Amalfi. Linea 3A Cilento Capri Napoli. Linea 3B Sapri Capri Napoli. Collegamenti da Napoli al litorale Domizio, a Pozzuoli, a Procida, Ischia, oltre i collegamenti dell'alta velocità che, come dire, offrono nuovi servizi da Milano fino alla parte estrema del Cilento nel periodo estivo. È un modo per dare una mano allo sviluppo del settore turistico, anche se vi devo dire che
avremmo quasi in Campania la necessità di bloccare i flussi turistici perché ormai abbiamo il tutto esaurito, quasi dappertutto, quasi dappertutto. Abbiamo avuto quest'anno davvero un boom turistico straordinario. C'è un boom che riguarda tantissime parti d'Italia, ovviamente. Abbiamo milioni di persone che dopo 2 anni di Covid vogliono vivere, vogliono anche utilizzare risparmi non utilizzati in questi 2 anni. C'è una ripresa anche di produzioni industriali, ma c'è come altra faccia della medaglia una inflazione che fa paura. Stiamo arrivando quasi al 9% di inflazione e un aumento dei costi e quindi un aumento dei prezzi al consumo che sta cominciando a diventare davvero pesante. Non solo l'aumento delle bollette, il governo ha preso decisioni, mi auguro, semplici, di applicazione semplice per quanto riguarda le bollette, ma cominciamo a registrare l'aumento dei prezzi anche per i prodotti alimentari. Credo che nei supermercati si cominci a percepire questa differenza di prezzi da una giornata all'altra. Quindi abbiamo un boom turistico, abbiamo una crescita anche di settori industriali, ma abbiamo come dato negativo, un dato relativo all'inflazione e all'aumento dei prezzi al consumo, che ovviamente si riversa sui bilanci familiari. Da questo punto di vista dovremmo auspicare una conclusione rapida, non dico della guerra, ma almeno, come dire, l'arrivo ad un cessate il fuoco, ma mi pare che anche sul piano internazionale navighiamo a vista, anzi peggio. Vedo leaders europei che sono contenti, felici perché stiamo allargando l'Alleanza Atlantica alla Finlandia, alla Svezia. Stiamo militarizzando il mondo. La Germania decide di investire 100 miliardi di euro in nuovi investimenti militari, la Germania. Avremmo bisogno di investire miliardi di euro nella ricerca scientifica, nella produzione di vaccini, nell'economia circolare, nei progetti di tutela ambientale, nelle dighe nuove da realizzare. E invece siamo tutti molto soddisfatti della militarizzazione del mondo. Abbiamo assistito alla sigla di un protocollo fra la Turchia e Svezia e Finlandia. Non abbiamo capito bene se il prezzo pagato alla Turchia sia stato il via libera concesso per il genocidio della popolazione curda. Se fosse così, dovremmo vergognarci tutti. Altro che difesa dei valori delle democrazie liberali contro le autocrazie. E quindi, mentre abbiamo problemi drammatici da affrontare, troviamo davanti a noi le immagini di responsabili tipo Michel, responsabile di non so quale organismo europeo, figura improbabile sul piano estetico e peggio ancora sul piano politico. E abbiamo il segretario della NATO che esulta per l'ampliamento della NATO. Ecco, segretario della NATO, a me ricorda un essiccatore di aringhe
che gioisce per questo processo di ampliamento. Come siamo contenti. Tempi difficili. Tempi difficili, maledettamente complicati. Dobbiamo davvero augurarci che si cominci a parlare più che di armi e di ampliamento delle alleanze militari, di pace. La pace non l'avremo, ci vorranno mesi, forse anni, ma perlomeno un cessate il fuoco. Perlomeno una iniziativa per congelare la situazione per un attimo. Per dire alla Russia blocca l'iniziativa militare e l'Occidente blocca le forniture militari. Fermiamoci un attimo. Verifichiamo se sia possibile trovare una strada per un compromesso politico. Ad oggi non si vede la luce in fondo al tunnel. E anzi, sembra che più passano i mesi, più si aggravino i processi di militarizzazione del mondo intero. C'è da essere davvero preoccupati, preoccupati. Speriamo che le prossime settimane ci portino notizie migliori. Ad oggi, ripeto, non si vede la luce. Finisco ricordando che la prossima settimana parte il Festival di Ravello. Avremo bellissimi eventi, almeno lì la luce la vedremo. Avremo spettacoli bellissimi nei giardini, nei quali ci saranno i concerti soliti. Abbiamo oggi in tutta la regione decine e decine di eventi sul piano teatrale, culturale. Il Campania Teatro Festival è pienamente in corso. Nelle principali località turistiche abbiamo tanti eventi, la gran parte sostenuti e finanziati dalla Regione Campania. C'è una grande effervescenza dal punto di vista dell'economia, del turismo, della cultura. Abbiamo purtroppo queste realtà drammatiche che riguardano la guerra, la crisi energetica, l'incertezza sulle forniture di gas che ci tolgono serenità per il futuro. Facciamo il nostro dovere per quello che è nelle nostre mani e nelle nostre responsabilità e per il resto guardiamo con qualche fiducia al futuro, speriamo che le ragioni del buonsenso prevalgano su altre esigenze di realpolitik, sulla pelle magari di minoranze come la minoranza curda che viene condannata in nome di equilibri non sempre accettabili e condivisibili. Mi fermo qui, un appello a tutti quanti voi ad avere la massima prudenza, a indossare sempre la mascherina, sempre. Non illudiamoci che quando stiamo all'aperto stiamo tranquilli. Cerchiamo di fare questo piccolo sacrificio perché davvero i contagi sono diventati tanti, tanti e corriamo davvero dei rischi, prima ancora di arrivare all'autunno. Vi prego di essere prudenti. Grazie a tutti, un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.